Ciao amici, benvenuti o bentornati a un nuovo video. Per chi è nuovo, io sono Cristina, sono una designer e content creator che vive a Milano e lavora in proprio. E oggi inizio questo vlog portandovi con me nella mia tanto richiesta evening routine e cosa faccio la sera per rilassarmi, lasciare casa un pochino in ordine e ripartire il giorno dopo nel migliore dei modi. Quella di creare una solida routine, soprattutto la sera, è un mio grande obiettivo nel 2024, soprattutto dopo quello che è successo nei primi giorni del 2024, di cui vi racconterò subito dopo nel video, subito dopo queste clip, dato che tendo ad andare a letto molto tardi e quindi questo video spero sia di motivazione non solo per voi ma anche per me. Questa piccola parte del video è resa possibile grazie a TCL, un brand di elettronica che sto testando da settembre e i cui prodotti sono ormai entrati a far parte della mia routine quotidiana, grazie ad alcune qualità che già avete potuto vedere su Instagram e in un video precedente qui su YouTube. La mia evening routine inizia quando finisco di cenare. Vivo da sola, lavoro soprattutto sui social, ma la sera è il momento in cui uso i social non come creator ma come consumatrice, quindi magari mentre lavo i piatti o mentre faccio la skincare guardo video su YouTube e scrollo su TikTok per riaggiornarmi con i miei amici e creators preferiti. Uso come dispositivo nella maggior parte delle mie giornate e delle mie serate il tablet Paper 11 di TCL, che è perfetto soprattutto la sera perché la tecnologia Paperlike non affatica affatto la vista. Dopo essermi messa il pigiama e aver dato una sistemata a casa, non passa sera senza sentire i miei, che vivono a Roma, in questo caso solo mia madre, e il mio ragazzo che al momento lavora nelle Marche e solitamente sento entrambi su FaceTime. Utilizzo anche qui il telefono di TCL, che ha una connessione molto veloce, e così come il tablet non affatica la vista e ha una tecnologia antiriflesso che a fine giornata fa veramente la differenza, soprattutto lavorando tutto il giorno al computer. Verso le 11:30, mezzanotte diciamo, è ora di andare a letto e quando ho la testa troppo attiva e fatico a rilassarmi mi piace mettere di sottofondo una meditazione oppure mi leggo un libro direttamente sul tablet di TCL e solitamente in 10 minuti sono già addormentata. Questa è la faccia di una che fino a ieri alle 3 di notte è stata ricoverata in ospedale. Buongiorno ragazzi, oggi è un giorno, diciamo, oggi è un periodo, questo è un periodo difficile. Come potete vedere sto un disastro, non mi lavo i capelli da, non lo so, 4 giorni. Non mi do una sistemata, non faccio skincare, niente, non mi metto gli orecchini, me li sono messi oggi da tanti tanti giorni. Sono distrutta ed è tutto l'anno che sono molto molto giù, anche quando parlo si sente che sto soffrendo. Non parlo molto qui dei miei problemi di salute per varie ragioni. La prima delle quali è perché le persone hanno sempre da mettere bocca su queste cose e so che io, essendo un personaggio pubblico, comunque in un modo o nell'altro, ricevo commenti e sono molto brava a estraniarmi, diciamo, dai commenti negativi o in un modo o nell'altro a farmi scivolare addosso le cose. Le uniche cose che, oh mio Dio, che cos'è questa roba? Le uniche cose che non riesco a farmi scivolare addosso sono le cose riguardanti appunto la mia salute, perché è una cosa con cui combatto da anni dopo un incidente e tutti hanno sempre qualcosa da ridire. Di conseguenza tendo a non parlare assolutamente di quello che ho, se non dire appunto che si tratta di problemi di schiena, nervi, vertebre e nevralgie, semplicemente perché anche involontariamente le persone possono essere cattive o diciamo già peggiorare una situazione che è difficile da vivere quotidianamente. Di conseguenza, ieri ho avuto una ricaduta. Fortunatamente a inizio anno c'è stato il mio ragazzo che, santo uomo, si è preso cura di me. Pensavo di stare un pochino meglio, poi è venuto mio padre perché non stavo per niente meglio, pensavo di cavarmela con qualche puntura, ma no, la situazione non migliora, di conseguenza andrò a Roma settimana prossima per fare degli accertamenti con dei medici che già mi hanno dato, cioè già mi hanno aiutato in passato. Non mi posso vedere, e niente, non voglio buttarvi tutta questa negatività, non avrei voluto iniziare l'anno in questo modo, ovviamente, però le cose stanno così, le ricadute esistono, non mi aspettavo di avere una ricaduta così pesante, sinceramente.
ci sono degli accertamenti che devo fare. Eccomi qua, scusate il caos, scusate la faccia, ho interrotto un attimo il video perché è entrato mio padre e in portineria è arrivato un pacco di un brand che aspettavo da tanto, che adoro con tutta me stessa, che seguo da una vita e che ha voluto inviarmi dei prodotti da testare e non vedo l'ora di mostrarveli. Adesso ci trucchiamo insieme, ci diamo una sistemata. Nel momento in cui sto, anche se non ho molta voglia, truccarmi, sistemarmi, darmi una sistemata, mi sono messa un fiocchetto dietro, anche se i capelli sono sporchi, comunque mi aiuta tantissimo a sentirmi meglio, nonostante la mia faccia sia molto puffy, molto, un disastro, insomma, per le mascherine indossate in ospedale, soprattutto per il pianto, perché piango da giorni. Però truccarsi mi aiuta, truccarmi mi aiuta sempre, prendermi cura della mia pelle, ho fatto la mia skincare, mi sono fatta anche un po' di gua sha, quindi ho utilizzato questo e un bellissimo olio di Erel, un brand italiano che mi piace tantissimo, è molto molto bello a livello di packaging, e il gua sha mi aiuta sempre tantissimo a rilassare la tensione facciale e in questo periodo ne ho tanta di tensione purtroppo. Mi hanno inviato da Armani Beauty due prodotti, vediamo appunto se le shade sono per me. Io adoro il Luminous Silk Foundation di Giorgio Armani, che ho già avuto modo di testare e che è stato uno dei miei prodotti preferiti di sempre. È finito quest'estate, anche se lo uso poco, lo uso solamente per le grandi occasioni, essendo comunque un fondotinta, io di solito non uso fondotinta, ma mi hanno inviato anche un bellissimo rossetto che però è rosso. E oggi non me la sento di mettere un rossetto rosso, ho bisogno solo di avere una buona base e sentirmi appunto un pochino più fresca. Non voglio fare altro, voglio solo un po' di blush, neanche forse sistemare le sopracciglia, neanche il mascara, forse perché sicuramente piangerò nel corso della giornata. Comunque, proviamo il fondotinta e il concealer, il correttore che non ho mai mai provato ed è un all-in concealer, quindi non è solo per gli under eye, non è solo per il contorno occhi, ma anche per se ci sono brufoletti o discolorazioni che io ho sempre. Di conseguenza proviamo questo e poi usciamo. Vi porto con me, vi faccio vedere che cosa faccio. C'ho tantissime cose da fare, ovviamente, e che vorrei tanto tanto poter fare con leggerezza. A volte siamo così presi dalle cose da fare che non le apprezziamo e non ci rendiamo conto quanto ci lamentiamo di cose che in realtà sono un privilegio, come ad esempio, non so, adesso cosa darei per avere una giornata piena di impegni e sentirmi bene per farli. A volte ci lamentiamo che dobbiamo andare in palestra, ci lamentiamo che dobbiamo andare là, che dobbiamo vedere questo, dobbiamo vedere, non lo so, i parenti, dobbiamo fare visita a parenti oppure dobbiamo lavorare tantissimo, ma sinceramente in questo momento io cosa darei per appunto poter fare, meglio così, non lo so, fa schifo, per poter fare tutte queste cose con leggerezza senza portarmi dietro questo dolore, questa stanchezza e questo peso, che è un peso sia emotivo, una preoccupazione, che un peso fisico, perché ho tanto tanto dolore e ho anche mal di stomaco a causa di tutte le medicine che sto prendendo da praticamente 20 giorni, eccetera, eccetera, eccetera. Il correttore, innanzitutto, fantastico, si vede poco, ma meraviglioso. Ce ne rendiamo poco conto e iniziamo ad apprezzare le cose solo quando ci vengono portate via, purtroppo. Sempre così, ma fermarci un attimo, magari quando facciamo il nostro make-up, magari quando facciamo colazione la mattina, magari avere un journal. Io ho ricominciato a fare journaling quest'anno, magari ne parlerò. Non so se è la mia shade, non lo so. Comunque, una cosa che voglio fare è apprezzare le cose quando ce l'ho e non rimpiangerle quando sto male, quindi apprezzare le cose quando si sta bene, lavorare su se stessi quando si sta bene, come quando uno dice vado dallo psicologo quando sto male. No, dallo psicologo ci vai quando stai bene, in modo tale che quando stai male hai tutti i mezzi necessari per poterne uscire il prima possibile, perché le difficoltà nella vita ci saranno sempre. I problemi esisteranno sempre ed è inevitabile avere momenti di up, momenti di down, emotivi, fisici, perdite, lutti, separazioni,
ostacoli, incidenti, eccetera, eccetera, quindi è normale. Comunque penso che abbiano azzeccato perfettamente la mia shade, mi vedo un pochino luminosa, quindi metterò un po' di cipria, però per ora mi piace. Quindi quello che stavo dicendo è apprezzare le cose quando siamo nel bel mezzo di quella determinata cosa. Magari, non lo so, soprattutto parlo agli studenti o ai lavoratori, quando uno studia e dopo un po' non ce la fa più perché l'unico obiettivo è quello di laurearsi il prima possibile, non si fa altro che pensare al traguardo finale e a quanto sarebbe bello riposarsi, appunto, e avere delle decenti ore di sonno e avere un pochino di tempo libero una volta fatto quell'esame. Però quanto è bello, quanto è un privilegio avere la forza, l'energia, la possibilità sia economica che appunto fisica e mentale di poter studiare una cosa che ci piace, di poter fare ciò che vogliamo fare, di poter imparare, di poter crescere. Sono tutte cose che diamo per scontato e di cui spesso ci lamentiamo perché avendole sempre avute non ci rendiamo conto di quanto in realtà siano preziose: la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà finanziaria, la libertà di poter fare quello che si può fare, la libertà di poter scegliere, la libertà di poter cambiare facoltà, in questo caso, se si vuole, eccetera, eccetera, eccetera. Nel momento in cui uno perde in parte la propria salute fisica, è normale che una delle prime cose che tutti dicono è: cazzarola, cosa farei per tornare indietro e dire alla me del passato: non ti lamentare del tuo corpo, non ti lamentare che andare in palestra è difficile, non ti lamentare che non hai tempo, perché è tutto, da un punto di vista, un grande, grande privilegio. Cosa darei in questo momento per poter lavorare su una scrivania in tranquillità, per poter, non lo so, andare in palestra, per poter muovere il mio corpo, per poter ballare, saltare? In questo momento non posso. Fortunatamente per me è una cosa passeggera, c'è gente che non ha neanche questo privilegio, però gratitudine è la parola dell'anno. Ah, Dio, che stanchezza. Detto questo, sto andando a fare una cosa in realtà molto, molto exciting. Una cosa che cambierà totalmente, diciamo, la mia vita e il mio 2024, che ancora non vi ho svelato, semplicemente perché appunto volevo fare una rivelazione grandiosa. Non sono incinta. Volevo che fosse una cosa molto molto speciale e adesso che sto male, diciamo, non ho neanche la voglia di pensarci, perché quando uno sta male poi passa tutto in secondo piano, purtroppo. Però è una cosa bellissima, una cosa che desidero da tutta la vita e mi commuovo, e che è successa improvvisamente a fine 2023, che ho tenuto segreti a tutti, cioè ci sono amici che ancora non lo sanno, e proprio perché appunto volevo dire tutto a inizio 2024 per accogliere appunto il 2024. Poi è successo che mi sono ammalata a fine 2023 ed è andato tutto, è passato tutto in secondo piano, come già detto. Quindi sto andando a fare questa cosa con il mio babbo. Poi devo andare al Duomo, all'ATM Point, perché diciamo che quando sono andata in ospedale la penultima volta prima di essere ricoverata, ho perso la tessera d'abbonamento della metro, quindi devo andare a rifarmelo. Avevo l'appuntamento ieri, ma poi sono andata in ospedale, quindi dovrò riprenotare un altro appuntamento. Devo andare dalla Longchamp perché quando ancora stavo un pochino bene sono andata a farmi mettere le iniziali alla mia classica bag, che per chi lo vuole sapere è una M, non una L. Mi ci trovo da Dio e adesso sto pensando, l'ho visto su TikTok, di comprarmi anche il quello per organizzare, l'organizer della Longchamp, che trovo che c'è su Amazon. Nel caso in cui l'abbia comprato e lo testi, metterò anche appunto il link e il prodotto specifico sul mio Amazon Shop. Quindi sul mio Amazon Shop trovate tutto, tutte le cose che ho comprato, testato e approvato. E nulla, vi faccio brevemente vedere
il prodotto che ho appena ricevuto. È stupendo, non vedo l'ora. Trascurate il caos là dietro e già si può capire che cosa sta succedendo da quella situazione. Il tema qui è ovviamente la praticità. Mi porto questa borsa, scusate il macello, ma come potete vedere questo è il gift che ho avuto da un brand di cui parlerò presto. È un gift, quindi non è una collab. Borsa di Coccinelle, scusate, sono esausta. Questi orecchini simili bottega che ho preso ad Atene. Questo vecchio collo alto che già vi ho mostrato nel vlog delle Marche che ho preso da Zara, con cui mi sto trovando da Dio. Sotto ho sia una canottiera che un altro collo alto perché devo tenere il collo molto molto caldo. Il mio amatissimo e vecchissimo, risale al 2018, cappotto di Eau Stories che ho portato in lavanderia. Ogni anno lo porto in lavanderia e sembra nuovo, è eccezionale. L'ho pagato 200 euro, sembra 199 ed è meraviglioso. Pantaloni di H&M e Uggs perché voglio stare calda. E poi vado a mettere i miei copri orecchie che ho preso da Sub2. Eccoci qua, da perfetta milanese snob. E nulla, andiamo! Il macello, è il giorno dopo e vado a farmi una sauna. Sono contentissima. Sono stanca, però ieri sono riuscita a fare un bel po' di cose rispetto ai miei livelli di energia in questo periodo, quindi sono super contenta. Trascurate il macello. Avete potuto vedere ieri che cosa è successo, lo spiegherò in un altro video e farò una live su Instagram probabilmente prima che uscirà questo video. Cambio casa. Ho comprato casa da sola, non l'ho comprata col mio ragazzo come molti di voi hanno pensato, l'ho comprata da sola. È un grandissimo nuovo capitolo della mia vita, avrei voluto raccontarvelo con molto più excitement, farò probabilmente un video tutto dedicato, il perché, il motivo, e domande, dubbi vari, arredo, ispirazioni, eccetera, eccetera. Sono felicissima. Purtroppo adesso non riesco a dimostrare queste energie perché non sto per niente bene. Oggi ho fatto un'altra puntura, sto diminuendo almeno le dosi, prima ne facevo due al giorno, adesso ne faccio una. Il che sono piccoli traguardi, riesco a stare in piedi anche 3 ore al giorno. Prima non riuscivo neanche a stare 5 minuti, quindi sono piccoli traguardi. Però oggi ho sprecato tutte le mie energie, ho usato tutte le mie energie per filmare un video che volevo troppo filmare. Nel momento in cui ho ricevuto i prodotti che vi dicevo, cioè la borsa di Captain & Son, non sono assolutamente sponsorizzata da questi prodotti, li aspetto dall'8 di dicembre, da quando appunto la mia PR della mia agenzia mi ha detto guarda c'è questo brand che io già conoscevo da una vita, che ti vuole inviare alcuni prodotti, li vuoi, scegli, e io ho detto oh mio Dio, ho già in testa tutto il video che voglio fare e oggi sono riuscita a realizzarlo nonostante tutto uno. Quindi vi mostro velocemente, ho già fatto il video su Instagram che trovate su Instagram appunto. Creerò una cartella tutta chiamata organizzazione perché ce ne sarà di organizzazione quest'anno tra il moving, appunto il trasloco e tutta l'organizzazione che devo mettere a casa nuova e i packing cubes e tutte le cose che devo fare appunto per il trasloco, quindi tutti gli scatoloni che devo fare. Due cose sono successe ieri, appunto ho aperto la valigia che dopo vi mostrerò, adesso vi mostrerò solo la borsa di Captain & Son e sono riuscita ad andare a farmi, diciamo, rifare il biglietto della metro dell'ATM
il mensile che mi ero persa, perché sono totalmente rincoglionita. E poi mi sono andata a far mettere le iniziali MCS alla Longchamp. Non so se lo fanno in tutti i Longchamp, però alla Longchamp che si trova all'interno di Galleria Vittorio Emanuele ci sta appunto la possibilità, tu gli lasci la borsa per un giorno e il giorno dopo te la danno con le iniziali. Io ovviamente ho scelto le mie iniziali MCS, perché ho due nomi, se non lo sapete non mi chiamo solo Cristina, mi chiamo Maria Cristina. Ho tante idee in testa, in realtà sono ho sempre combattuto con questa cosa nella mia vita, e cioè il fatto che la mia testa va sempre molto più veloce del mio corpo. In qualsiasi campo, c'era anche un periodo, pensate un po', sto cercando il cavalletto, c'era un periodo nella mia vita in cui facevo un sacco di incubi, perché ero molto stressata a livello lavorativo, non a livello lavorativo, ma avevo messo troppe uova nel cesto, si dice in inglese, avevo caricato troppo, diciamo, e stavo andando quasi in burnout a livello proprio lavorativo, di stanchezze, di cose, avvenimenti che mi erano successi nella vita personale, quindi stavo veramente andando in esaurimento. E un sogno ricorrente che facevo, molto strano, era che praticamente io correvo, il mio corpo correva, e vedevo la mia testa che era molto più avanti del mio corpo, quindi io magari a volte ero il corpo, a volte ero la testa, giravo la testa e vedevo il mio corpo molto molto lontano rispetto a me, quindi era come se avessi questa testa staccata dal corpo, e penso che sia semplicemente un modo del mio subconscio di dire: guarda che la tua testa, la tua mente, la tua voglia di fare è troppo avanti rispetto alle capacità e ai limiti del tuo corpo, in questo momento fermate, rallenta, torna indietro. Ok, piccola parentesi. Comunque, sono contenta di aver filmato questo video, che adesso editerò, ho già editato sul laptop con iMovie, e adesso lo finirò su, non riesco a pensare bene oggi, su direttamente da Instagram, ecco. Nel frattempo vi mostro lei. Oggi non vado in palestra, vado solamente a fare la sauna, perché mi aiuta praticamente come mio rilassante naturale la sauna, mi aiuta ad allentare tantissimo la muscolatura di spalle, collo, c'è un po' di macello. Vi mostro questa bellissima borsa piena di tasche che utilizzerò sia per viaggiare che appunto come borsa della palestra occasionalmente. Ho una borsa dell'Adidas che mi è stata fornita direttamente dalla palestra in cui vado, la Virgin. Diciamo, vi dico velocemente che cosa ho messo dentro, perché e come andrò a utilizzare questa borsa. Stupenda, costa 99 euro mi sembra, ma secondo me li vale tutti. Cioè, ho visto borse molto meno organizzate, molto meno di qualità, a costare molto di più, anche 140. Allora, la borsa è super organizzata dentro, anche per il laptop, per lavorare eccetera eccetera. Io la utilizzerò appunto sia per viaggiare, quindi all'interno magari metterò il laptop, l'iPad, quaderni, libri eccetera. In questo caso la utilizzo per la palestra, è tutta impermeabile, e vado a mettere questo contenitore che utilizzo da una vita per mettere shampoo e cose appunto che mi metto quando mi faccio la doccia. Qua c'è il mio beauty case, che sarà appunto, diventerà il mio beauty case permanente, dove ho messo tutti i prodotti di bellezza, da prodotti corpo, prodotti per capelli, struccante, deodorante, crema viso e crema corpo eccetera eccetera. E dietro ho messo mollettine, elastichini che servono sempre, fasce. Dopodiché qui niente, veramente andrò a mettere le cuffie. E qui niente, vabbè, per la palestra in realtà volevo andare a mettere la mia agendina, quest'anno mi hanno regalato questa agenda, io in realtà sto cercando, tra parentesi, in tutti i modi di stampare la More or Less, quindi magari la More or Less uscirà tipo a febbraio-marzo su Amazon, perché ancora non ho trovato un editore, ma uscirà. Per il momento questa è la mia agenda, è una classica Moleskin che poi vi farò vedere, perché adesso sto tutta decorando, e questa è una A Creative Life, che ha 5 anni, con i codini e la sua maglietta preferita, che era quella di Harry Potter. E in un'altra taschina piccola che vi faccio vedere, qui vedete, voilà, ho le cose più importanti, che sono i fazzoletti, gli AirTag, non si sa mai, e ovviamente il portafoglio con soldi, spicci. Metterò anche qua dentro le chiavi e la tessera appunto dell'ATM che ho recuperato ieri, e un rossetto e un profumino se mi voglio un pochino sentire meglio. Ecco qua. Ovviamente mi porto le ciabatte io in palestra, e c'è questo contenitore comodissimo,
per mettere le ciabatte. Bellissimo, vabbè. E io vi saluto qui con questo video un po' strano. Grazie per essere stati con me. Mi dispiace se questo è il primo video del 2024 e non è assolutamente quello che mi aspettavo potesse essere, dal momento che appunto ho tutte queste grandissime novità, ho questa enorme novità da dirvi della casa. Le cose sono andate così. Spero semplicemente di rimettermi il prima possibile, già che parlo così e che ho voglia di fare tantissimo. Diciamo che sono stata molto depressa in questi primi giorni del 2024, questi primi 15 giorni, molto giù mentalmente, non solo fisicamente, ma ovviamente quando vedo che le cose non migliorano e quando vedo che comunque è un tema ricorrente per me, è praticamente un ciclo che torna continuamente e peggiora sempre di più, comincio veramente a deprimermi perché dico ok, ho speso praticamente, cioè avevo tantissimi soldi da parte e ho speso tutti quei soldi che mi hanno messo da parte nel 2020-21 per visite mediche, che per carità, benedetti quei soldi perché mi hanno permesso appunto di vedere medici, di provare e riprovare, fare radiografie, risonanze e capire appunto piano piano che cosa ho, e mi sono potuta permettere appunto di guarire, che è il privilegio più grande. Però dico, cazzarola, ho speso tutti questi soldi, ho investito così tanto in me stessa, ho dedicato tutto questo tempo per ritornare al punto di partenza, e quindi ovviamente quando poi uno non vede una way out, non vede una via d'uscita, nonostante abbia realizzato quanto abbia persone meravigliose intorno a me, nonostante sia stata veramente sopraffatta dall'amore da parte di tutti, della mia famiglia, dei miei parenti, dei miei amici, del mio ragazzo, della famiglia del mio ragazzo, degli amici del mio ragazzo, degli amici dei miei amici, di voi. Voi siete incredibili, mi avete dato così tanta motivazione, soprattutto quei giorni in cui stavo in ospedale, e quindi per quanto io sia stata veramente supportata, mi sono lasciata andare, anche mentalmente, anche emotivamente, perché dopo un po' uno è esausto, sono esausta. Però oggi è meglio di ieri, oggi sto 1% meglio di ieri, e questo è l'importante. Non pensare a 10 giorni, non pensare a un mese, non pensare a un anno, non pensare a cosa succederà, pensare a un giorno alla volta. Oggi sto leggermente meglio di ieri e questo è l'importante. Detto questo, io vi mando un bacio enorme, vi auguro una splendida giornata, seguitemi su Instagram, andate sul mio shop online dove potete supportare la mia arte e chiedere appunto delle consulenze personalizzate, che siano delle commissioni, che siano grafiche, che siano inviti di matrimoni, di lauree, di compleanno, o che siano appunto consulenze di marketing, social media manager o interior design, perché ho tutte queste competenze e sono felicissima di poterle utilizzare e aiutarvi in qualche modo in base a ciò di cui avete bisogno. Vi mando un bacio gigantesco e mi auguro, ci auguro un 2024 meraviglioso, pieno di nuove cose, pieno di creatività, pieno di voglia di fare, pieno di successi, pieno di gioia, pieno di serenità e pieno di ristrutturazione. Ciao ragazzi!